Il derby forse viene in un momento, sembra assurdo, preciso, che cade a fagioli, come si dice da me. Quindi perfetto, e vogliamo regalare, come ho detto domenica, una domenica di soddisfazioni, ma al di là dei nostri tifosi, perché lo meritano, perché ci hanno seguito sempre, la maggior parte delle volte li abbiamo delusi, però questa partita va dedicata soprattutto a noi stessi, perché i ragazzi fanno tanti sacrifici come del resto tutti gli altri, le altre squadre, però forse abbiamo raccolto poco rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi adesso questa partita, al di là della classifica, vale, ha un valore importante per tante situazioni che voi ben sapete, e speriamo che domani riusciamo a ottenere i 3 punti, perché comunque giochiamo con una squadra, al di là del derby, secondo me una squadra che gioca molto bene, con dei giocatori giovani molto bravi tecnicamente, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Io dico che domani chi è più tranquillo, più sereno e chi ha la mente fredda e i piedi caldi può vincere questa partita. Esatto. Sì, per questo dicevo, siccome anche loro non è che hanno subito una contestazione forte, non stanno venendo da grossi risultati, che poi alla fine, se andiamo a pesare un po' le cose, come dicevo prima, tra noi e loro c'è una partita di differenza, cioè non è che noi siamo allo sbando e loro stanno facendo chissà che cosa. È una squadra che gioca bene, forse ha ottenuto pure risultati meno consoni alle loro prestazioni, però alla fine la differenza sono 3 punti, perché noi abbiamo bucato la partita purtroppo con la Virtus Verona, se no stavamo parlando di un pari punti, e quindi se andiamo a vedere anche i gol fatti e subiti siamo lì, e quindi non è che noi stiamo facendo malissimo e loro benissimo, siamo in un momento di difficoltà entrambe, e chi è più tranquillo domani potrà avere la meglio. Allora, a questa domanda mi viene da ridere, perché ho letto già tanti cambiamenti, e quindi allora io dico, come si fa, cioè siete bravissimi, no, siete bravissimi, perché dico, come si fa una partita a porte chiuse, dovrebbe essere a porte chiuse, però qui a Rimini è un po' difficile, perché ci sono aperture dappertutto. No, allora io dico, mi faccio una risata, giusto per sdrammatizzare un po', perché sennò la partita diventa troppo seria. Quindi da loro dico, avete gli occhi da Superman, no, o da Superman che riuscite a vedere attraverso le mura, o dentro di noi c'è un pappagallo che parla, cioè, due, tutto si può supporre, perché giustamente voi ci seguite, quindi sapete più o meno le cose, però a volte proprio nei particolari dico, cioè, che non mi rendo conto nemmeno io, dico, cazzo, forse ho fatto sta cosa e non me ne sono accorto, cioè, allora dico ma com'è, va bene, però va bene uguale. Io l'unica cosa che questo non è per voi assolutamente, perché io ripeto che la stampa deve essere una sola cosa con la squadra, e i risultati quando si ottengono non è un modo di dire, ma è la verità. La stampa è molto d'aiuto alla squadra, anche perché noi saremo gli attori, senza di voi saremo nulla, quindi voi ci fate alla fine una grossa pubblicità, nel bene e nel male, e quindi voi siete importanti nel calcio come in tutte le cose, e date le notizie, perché chi non può seguire magari legge. E quindi detto questo, però a volte cioè, l'allenatore quando cerca di sorprendere un po' l'avversario e poi queste cose vengono spifferate, cioè, va a finire che dal martedì al venerdì abbiamo fatto una cosa, quindi poi diciamo tutto e il mio lavoro è finito, cioè tutto quello che ho fatto non vale a niente. È come se voi avete una notizia importante, la state scrivendo e poi la dite all'altro giornale, cioè è un po' così. Sì, però loro sì, però io la vedo in quella situazione, la vedo molto
sviante la cosa, perché loro per fortuna hanno un centro dove possono stare isolati e quindi rispetto a noi è un po' difficile, ma questo non è una polemica, è soltanto un fatto di che a volte capisco che abbiamo lavoriamo e poi tutto quello che noi vorremmo sorprendere viene a galla e quindi abbiamo fatto niente, quindi va bene. Sì, ma io non è che dico, però a volte i protagonisti sono quelli, assolutamente, però io dico che magari in A, in B c'è poco da nascondere. In questa categoria forse o il sistema o un giocatore o l'altro può cambiare qualcosa. E quindi... Ma sì, sì. È appunto. Silvestre sta meglio. Non sta bene, ma sta meglio. Silvestro. Non sta bene, ma sta meglio. Sta meglio, è convocabile. Fino a domani. Fino a riscaldamento. Sì. Ti devo dire, tu sei grande, mi fai morire della vita. Perché con gli under è dall'inizio che è una fissa. Cioè, allora, tu mi devi dire. Chi? Ah, sì. No, adesso. Però 4 non è meglio. Sì. Sì. No, stavo dicendo, no, ma quando parli degli anni mi viene in mente sempre dall'inizio gli anni. Sì. Ma c'è pure Candido che può giocare in seconda punta. Candido. Può giocare punta esterna, può giocare seconda punta, cioè può giocare. Abbiamo ancora qualcosa da fare. No, 4 no. Però dici, tornando prima, il porto è chiuso e tutto, si va per logica. Sì, no, no. Penso che difesa, non hai preso Golafano, hai cambiato la difesa. No, no, dicevo, scusa. No, scusami se ti interrompo. Io non dicevo questo. Però dico, allora, io presumo, no? Per questo vi dico, allora siete bravi, vi faccio i complimenti, perché a porti chiusi io presumo e metto su una cosa, no? Scrivo una cosa che posso presumere, però che sia proprio uguale a quello che noi facciamo a porte chiuse mi sembra un po' strano. Dico, allora o avete gli occhi da Superman oppure c'è qualcuno che parla. Cioè, una volta hanno fatto 30 anni di Portobello, ve lo ricordate? Che nessuno è riuscito a farlo parlare, e qui è morto il povero Tortora e nessuno ha fatto parlare, e qui si riesce a farlo. Va bene. Andiamo. Ah no, noi comunque abbiamo pure Picacci che può giocare in quel ruolo, quindi dobbiamo valutare bene. Non c'è niente di particolare, però noi alla fine, come ho detto sempre, il sistema è importante, però soprattutto in questa partita è importante chi scende in mezzo al campo e che vuole fare la partita e cercare di superarla, quello è importante. Sì. Hai sentito molto l'insidia di Pano su un attrezzamento da rincrovare? Sì. Poi è stato come si controlla. Sì. Sì, allora, uno perché comunque non avevo né Kenneth né Candido, quindi erano quelli che stavano giocando e poi comunque dovevamo fare i conti con gli under e ho ritrovato Cigliano che bene o male ha fatto la sua parte e quindi mi è sembrato giusto in quella partita inserirlo perché stava bene, è un po' ecco il gioco ad incastro con gli under e diciamo che buona parte della partita l'abbiamo fatta bene, nel senso di aggressione, di voler andare in avanti, abbiamo fatto bene. Poi dopo l'espulsione abbiamo sofferto di più, però la tenacia c'è stata sempre, quella di non voler subire, quello di stringere le maglie, di volere a tutti i costi il risultato.
Questo sì, però è anche vero che è la seconda partita che non abbiamo fatto gol, perché tranne Vicenza e Fano non abbiamo fatto gol. È vero che abbiamo, però è meglio non subire, almeno parti da un risultato, almeno da un punto. Poi dopo cosa? Almeno quello, magari io ho detto a fine partita, magari le altre fossero finite tutte in parità, oggi parlavamo di 3-4 punti in più. Quindi sì, questa è una. Sì. Ma turnover, noi abbiamo. Ma sì, noi pensiamo alla partita di domani, anche perché dentro abbiamo dei giocatori, soprattutto se giocano come Scappi e si vestono diffidati, tutto può succedere e quindi magari parliamo di niente. Devi cambiare obbligatoriamente, poi vedremo, ma la cosa che mi interessa è la partita di domani. E quelle di più che mi interessano, perché la Reggio io la metto come una partita che bisogna farla con lo stimolo, cioè bisogna farla una partita del genere, su un campo del genere, con tanta gente mi aspetto, è un terreno di gioco importante, mi aspetto una prestazione di orgoglio, no? Però poi abbiamo due partite in casa che non possiamo fallire, che sono Fermano e Pesaro, due scontri diretti che dobbiamo cercare in tutti i modi poi di portarle a casa. Quindi questo è un discorso che faremo dopo, la cosa importante è domani, perché da domani poi dopo vedremo il prossimo. Parlavi prima di un derby con due squadre che non stanno mentalmente sì. All'apice, diciamo. Stasera anche una squadra molto giovane potrebbe soffrire di più, ma come è stata andata in casa, dovrebbe essere uno stadio che trascina, fa fatica. Ti aspetti una partita bloccata, chiederei ai voi di aggredirla, e soprattutto in questo contesto quanto potrà contare. Allora, io invece penso che loro, al di là che sono giovani, però sono giovani interessanti, a me piacciono molto, ci sono 4-5 elementi veramente bravi di prospettiva, e forse loro sono abituati al grande pubblico, perché giocano sempre con 10.000 e quindi loro sono, se vogliamo andare a dire questo, sono tra virgolette più abituati di noi, forse noi abbiamo più esperienza. Per quanto riguarda il tipo di partita, noi l'abbiamo detto prima, noi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo essere quelli che giocano alti, che vanno a prendere gli avversari, perché noi dobbiamo essere quelli, perché ogni qualvolta che non siamo stati quelli abbiamo fatto fatica. E quindi io mi auguro che domani, oltre allo stimolo del grande pubblico, della partita importantissima di cartello, dobbiamo comunque essere quelli, come spirito. Ma sono scelte loro, capisco che magari cercano di mettere quanto più under in meno, perché è una partita interessante e quindi vogliono andare sulle esperienze. De Fetus è uno di quello, poi sinceramente uno o l'altro, comunque noi dobbiamo fare la partita al di là di chi incontreremo dall'altra parte. Anzi, questa partita e gli avversari ci devono dare uno stimolo in più. Campo, che devo dire, noi diciamo di solito, noi allenatori per caricare la squadra andiamo a mangiarci l'erba oppure andiamo a arare il campo, forse quest'ultima è la parola giusta per domani. Ma sì, diciamo che lui nasce come terzino, quindi è più, per lui è più agevole giocare in quella posizione, lo sappiamo, però è anche vero che a volte noi dobbiamo andare centimetri in mezzo all'area, soprattutto quando giochiamo come giocatori come Vano, come altri giocatori insistenti e possenti in avanti, quindi a volte ci giochiamo questa cosa, però sappiamo che Valerio sull'esterno va sicuramente meglio. No, Allotti lo escludo. Allotti lo escludo a sinistra, cioè sicuramente più Picacci che è più di ruolo e quindi. Che gioca in Caspita? Sì, sì, no. È evidente che magari dobbiamo mettere un under in mezzo al campo se questo non avviene. Quindi vediamo. Oppure in questo senso.
A Lotti si gioca una maglia con Pendola, se proprio lo volete sapere, però più di questo non vi dico. Sì, no, no, per gli under, stiamo facendo il gioco degli under, no? Stiamo facendo il gioco degli under, quindi vabbè. Più o meno. Sempre che non faccio il 4-3-3. Esatto. Come sempre. No, se ti fai i conti buoni. Non hai fatto conti. Vabbè, però comunque sempre uno dietro, uno in mezzo e uno davanti. Sì, sì, l'equilibrio degli under ma è quello. Sì. Come no? Da Brescia o da Cesena? Dimmi. Da Cesena. Ah, vabbè. Vabbè. Allora dici da Cesena? Allora dico, dimmi qualcosa da Cesena e io ti rispondo. Non vale così. No. Scherzo. No, come abbiamo detto prima, in Cesena e Rimini in pratica arrivano a questa partita a pari condizioni, con una partita di differenza. Sì. Ma premetto che io ho già tanti problemi con la mia squadra, con i miei risultati, che sinceramente del Cesena. Però è normale che non vengono sicuramente in una condizione ideale per loro. E noi su questo ci dobbiamo giocare, perché al di là che noi abbiamo le nostre problematiche, sappiamo che dall'altra parte c'è una squadra che forse è partita con buoni propositi e anche diversi. Magari possono avere questo tipo di difficoltà e soprattutto di, tra virgolette, di spavento, dove magari questa partita anche loro sanno che si giocano tanto, e quindi io spero che non diventi una partita brutta, perché vorremmo regalare una buona partita con un buon risultato.